pianteranno con un concerto a quattro mani eseguendo una sonata in re maggiore di Mozart, la sonata di Poulenc, le danze spagnole di Moskowski, dopo di ciò faremo un breve intervallo di due minuti e continueranno con l'allegro moderato di Schubert e danze ungheresi di Brahms. Come vedete c'è stato un piccolo cambiamento nel programma di sala. Per cui possiamo accogliere con un applauso i due ragazzi.
Thank you.
Sicilia, dove abbiamo potuto anche avere un'ulteriore conferma della squisita ospitalità siciliana che non viene mai meno alla sua giusta fama. E è nostra consuetudine fare una sorta di appello, se vogliamo chiamarlo così, una parola forse un po' impegnativa, però e in questo momento storico che stiamo vivendo, purtroppo sappiamo tutti come stanno andando le cose. Sul piano culturale c'è un grosso deficit, in particolare per quello che riguarda la musica classica. La musica classica ha bisogno di sostegno, ha bisogno di passione da parte di chi la fa, ma anche di chi l'ascolta, di chi ha voglia di avvicinarsi, di avvicinare i propri figli a questa branca dell'arte che dà tanto, che è pensiero, che è cultura e di cui l'Italia è stata grande depositaria di tradizioni storicamente. Quindi queste tradizioni non vanno perse, la musica ha bisogno di tutto il sostegno possibile da parte vostra. Da questa parte la musica ha bisogno di noi, ma da questa altra parte ha ancora più bisogno di voi. Quindi grazie innanzitutto a tutti quanti coloro che sono qui e, come si dice evangelicamente, crescete molto. Io ringrazio i colleghi che ci hanno dato un'ora
per la cultura musicale. Oggi i media, secondo la capitale, secondo il potere per farlo, no? E questo per la cultura invece si dà in grande sola. Quindi io credo che sia un investimento in un sostenuto, promosso e soprattutto partecipato. Grazie ancora a tutti, grazie anche per il piacere questa sera per quanti che diversi non c'è e che abbiamo il nostro vice parroco, Padre Roma. Grazie ancora e al prossimo momento. Grazie ancora e buona serata. Ci vediamo al primo.